quello delle donne italiane convertite all'Islam. Pensate siano casi isolati? In realtà più di 10.000 italiani si sono convertiti all'Islam e ogni anno si contano 500 nuovi fedeli. Tra loro c'è anche Ada, una ragazza di Torino, che ormai si fa chiamare Hadija. Ci spiega qual è il rituale prima di entrare a pregare. Adesso andremo a fare l'abluzione, ci si lava per prepararsi alla preghiera. Prima si inizia con le mani, si passano così, poi si passa la bocca, dopodiché si passano le mani su tutto il viso. In questo momento si dice la Shahada, che sarebbe la testimonianza di fede. Shahadu anna la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammad Rasulallah, vuol dire che non c'è altro Dio nel fuori di Dio e che il profeta Muhammad è un messaggero di Dio. Poi rimangono per ultimo i piedi, quindi per queste mansioni preferisco non essere ripresa. Grazie. Dopo le abluzioni si scende al piano di sotto. Secondo la religione islamica, durante la preghiera uomini e donne devono stare in stanze separate. Comunque c'è un monitor che permette alle donne di seguire in diretta la preghiera che avviene nell'altra stanza.